Orsa ragazzi, io sono Gesù e questa è una parte di Pokémon Sole. La scorsa volta eravamo rimasti qua che avevamo battuto Guzman. Dobbiamo entrare nella stanza di Samina e mi sono tagliati i capelli, sì. Mi sono tagliati i capelli. Comunque entriamo nella stanza di Samina, o almeno quella che dovrebbe essere la camera, la casa addirittura, perché è bello grosso sta zona. Qua c'è una cellula da Zygarde, proprio sono ovunque. Qua di dove si va? Non si va da nessuna parte da questo lato, perfetto. Di qua c'è qualcos'altro? No. Di qua non si va. Di qua sì. E di qua invece ci sono tipo dei cancelli che bloccano le scale. Quindi l'unica soluzione è andare avanti. Ok, ci sono dei lampadari, ci sono Lilia e Samina. Vediamo cosa si diranno. Samina rimane a bocca aperta appena entriamo noi. Oh, guarda chi si rivede, Genius, eh? Non posso crederci, Genius, sei venuto ad aiutarmi, ancora una volta, grazie, grazie di cuore. Ah, vi conoscete? Eh sì, fa tutto il viaggio insieme a noi praticamente. Vero che ti sei fatta degli amici piuttosto abili, un allenatore di grande talento come Genius, ora capisco cosa hai in mente. Devo dire che sono proprio delusa. Non cerco la tua approvazione, mamma, e non ho bisogno del tuo permesso. Ecco qua, Lilia è la figlia di Samina. Confermata, salverò Cosmog che tu lo voglia o no. Mamma, non capisco cosa vuoi dire. Io non ho figli. Dei figli di Nita le nome non se ne sarebbero andati rifiutando il mio amore. Ma che faccia fa? E poi cosa credi di poter fare tu per quel Pokémon? Non sei neanche capace di farmi cambiare idea, non hai l'abilità di un allenatore. Sei solo buona a trafugare del prezioso materiale di ricerca. Oh, non vali granché, ma non mi importa. Già che siete qui, vi mostrerò come vengono a me le mie adorate ultra creature. Mamma, ti scongiuro, non farlo, non sacrificare Cosmo per invocare le ultra creature. Non è per me che te lo chiedo. Ascolta, una volta aperto l'ultravarco, Cosmog morirà. Come morirà? Sì, è possibile. Infatti gli farò usare tutto il suo potere, fino all'estremo. Ma che cazzo? Ok, quindi Cosmo serve per chiamare le ultra creature. Se tu non fossi stata una figlia del genere, forse avrei ascoltato le tue preghiere. Peccato. Sparisce. Ma scusa, e Nilego com'è venuta allora se Cosmog era in salvo? Genius, grazie per essere venuto. Io non cambierò mai, ho sempre bisogno dell'aiuto degli altri. Tu invece ce l'hai fatta. Sempre da solo. Ti prego, salvalo, salva Nebulino. Inseguiamo Samina, quello strano dispositivo in fondo alla stanza non mi convince. Non convince nemmeno a me. Entriamoci. Veniamo teletrasportati anche noi. Ok, dove siamo? Non lo so, Lilia, vediamo un po'. Intanto qua c'è Samina. Benvenuti, avvicinatevi. Samina mi fa davvero, davvero paura, dice Rotom. Ok, bene. No, non voglio tornare indietro. Ok, andiamo, avanziamo. Samina, noi ti fermeremo. Guarda, Samina cammina. Che ve ne pare? Vi piace? È qui che custodisco la mia collezione, miei cari Pokémon esposti qui per l'eternità. C'è uno Slowpoke. Sono tutti quanti ibernati, uno Slowpoke, un Pyukumuku, un Pikachu, a quanto vedo. Ma che perché siete ibernati? Quelle povere ultra creature, si sentiranno sperdute e impaurite in questo mondo sconosciuto. Non le terrò richiuso in teca, lasceranno che sfoghino la loro frustrazione e la loro rabbia impotente in giro per Alola. Arriva anche Au, attenzione ragazzi. Ehi, Genius! Non è il momento per ridere, arriva anche Radio. Ah, Lilia, sei qui. Come sono felice di rivederti. Oh, guarda chi c'è, il piccolo Au. Oh, povera me, non si può proprio contare su Guzman. Guzman fa cagare, abbiamo battuto subito. Dacci ascolto una buona volta, non aprire l'ultravarco, non lasciare le ultra creature libere da di spadroneggiare ad Alola. Samina si avvicina a Iridio, Iridio la guarda. Zoom su Lilia. Guardateli, i miei due amorevoli figli, non siete altro che due ladruncoli. E sono entrambi figli quindi. Avete trafugato Cosmog tipo 0 dai nostri laboratori. Dopo tutto l'amore che vi ho dato, è questo il modo in cui mi ripagate, non avete il diritto di prendere nulla da me. Ma il padre chi è? Guzman davvero o è qualcun altro? Perché di Guzman non c'hanno niente, Lilia e Iridio. Figli? Un momento. Che c'è, Au? Iridio, Lilia, lei è vostra madre? Eh sì, l'ha appena detto, Au, stai ritardato, no, non più, un tempo forse, prima che mi abbandonassero, ma non mi importa, basta con questi discorsi insulsi. Dove vuole andare? Grazie al gas rilasciato dalla Cosmog nel nostro laboratorio, sono riuscito ad aprire un ultravarco. Ah, è là dentro Cosmog.
passa dalla borsa alla teca. Immaginate quanti ultravarchi potrei aprire usando tutto il suo corpo. Quante dolci ultra creature potrei chiamare a me. Ti scongiuro, mamma, non farlo. Se usi il tuo suo potere, Nebulino esaurirà tutte le sue forze. Quella volta, quando siamo fuggiti dall'Ether Paradise, non riusciva neanche più a muoversi. Se usasse tutto il suo potere, morirebbe di certo. Ok, però Samina a quanto pare non gliene frega niente, lo piglia comunque. State a guardare, apro un ultravarco per loro, le mie dolci ultra creature. Venite a me, mie creature. Oh. Che cosa sta facendo? Ok, là dentro quindi c'è Cosmo che sta rivelando il suo potere. Questo qua penso sia Cosmo Cushit, non lo so. Ha creato l'ultravarco. Ok, e fin qui ci siamo. Esce Nilego, che l'avevamo già visto anche l'altra volta. Samina è tutta felice, tutta contenta. E su Alola arriva il Drago Shendron. No, scherzo, però questo qua è il cielo che si forma quando viene il Drago Shendron. Ok, ecco anche un ultravarco di qua. Esce Buzzwole, perché io c'ho Pokémon Sole. Per Pokémon Luna uscirebbe Feromosa. Di qua invece chi esce? Tutte le zone di Alola queste sono, dove siamo pure stati. Però non fa vedere chi esce di là. Comunque qualcuno sarà uscito. Ecco qua Nilego. Ecco, le ultra creature si riverseranno in ogni angolo di Alola. Mog. Cosmo, l'ha detto ancora vivo, per fortuna. Fai silenzio! Che Pokémon fastidioso, non ti sopporto se non fosse per il tuo potere. Ah, Tinkleberg. Devo ammettere che per quello mi sei stato utile. A questo roll sarà completamente in balia delle mie dolci ultra creature. Guardate, sono già da Kala e a Pony, e anche a Melemele a quanto pare. Ah, quanto sei malvagio proprio. Noi intanto ce ne stiamo beatamente col sorriso in faccia come al solito. Intanto a me le mele vicino al sentiere malo. C'è Awi, panzone, un Kauna a passeggio sotto la luna. Oh, ho uno strano presentimento. Ecco che arriva Buzzwole. Ah, davanti al Kauna alla proprio. Il Kauna, io sono pronto a... Arriva Tapu Koko. Ragazzi, arriva il Tapu Koko. Eccolo lì. Boom! Tapu Koko! Abbiamo uno scontro Tapu Koko contro Buzz. Oh, perché sei qui? Per adempiere i doveri di Pokémon protettore o per fare una bella lotta? Questo è Ala che parla. Questo evento non riguarda solo Melemele. Cari amici, le altre isole sono nelle vostre mani. Sono Ala, Kauna di Melemele. Farò tutto ciò che è in mio potere per proteggere l'isola. E qua parte lo scontro Buzzwole Tapu Koko, che si è visto anche nei trailer. Però mi sa che non lo fanno vedere. E infatti no. Ole. Eccoti mia dolce ultra creatura. Arriva anche Guzman. Direttrice, l'esperimento è stato un successo, vedo. E ora possiamo scatenare questa spaventosa ultra creatura contro quegli impeccioni. Buona idea, Guzman. Fammi un favore, sistema questi ragazzini una volta per tutte. Non ne posso più dei loro schiamazzi. Guarda, comunque, allora Guzman non penso sia il padre. Vediamo. All'ultra creatura ci penso io. Il mio zero è stato creato per fermarla. Au, tu occupati di Guzman. E io che faccio? Genius, tu pensa a mia madre. Dobbiamo fermarla, altrimenti Alola sarà invasa dalle ultra creature. Ti prego, Genius, aiuta Nebulino. Quindi devo combattere contro Samina. Piantatela, siete troppo ottusi. Siete proprio ottusi. Con tutto questo strepito spaventerete le mie dolce ultra creatura. Ora ci penso io a zittirvi, comincerò da te, Genius. Quindi si lotta con Samina, ragazzi. Incredibile, prima lotta che facciamo con Samina. Attenzione, attenzione. Eccola qua. Boom. Samina direttrice Edere, ha 5 Pokémon. Il primo è Clefable, oddio no. Come cacchio lo batto Clefable? Wishy washy, ce la può fare con la mossa Z. Lo so, è un po' uno spreco usarla subito al primo Pokémon. Tra l'altro ci ha pure curato, quindi bene, ho fatto bene a non curare lì io con le pozioni. Però il tipo follettone ci dà un po' di problemi, quindi qua mi tocca. Mi tocca fare l'idrovortice abissale. Fisico però, e non speciale, perché ha più difesa speciale che fisica Clefable.
Lui ci fa di forza lunare. Ci fa buoni danni per essere un Clefable, ma non si fa di mossa Z-acqua. Boom! Dai, Wishy, fagli vedere chi sei. Distruggi quel Clefable! Boom! Il vortice abissale. Siamo pronti a lanciarlo. Vai, Wishy. Colpisci e affondalo. Dai, che ce la facciamo. Dai, Wishy, ci si fa. Ci si fa. Bravo, Wishy. Clefable giù. Niente problemi, niente T-Wave, niente Soft Void, niente più Moonblast. Intanto Wishy sarà al 45. Non impara niente. Crabrawler al 43. Buono. Il prossimo è Lilligant. Noi per Lilligant tipo erba, in realtà abbiamo il Coleottero di Charjabug. Ecco cos'è che ci abbiamo. Tra l'altro mi sono dimenticato di ridargli l'Evol Condensa, ma vabbè. Entra in campo Lilligant e noi gli si va o di acrobazia o di forbice X. Direi prima di forbice X perché è stab. Lui va di petalo danza. Madonna i danni che ci fa e non è molto efficace. Lilligant è buonissimo. Adesso ne dovrà fare un altro. E quindi mando Decidueye. Perché la resiste e c'ha più difesa speciale di Charjabug. Deve continuare ad utilizzarla finché non si confonderà. Quindi possiamo anche rimanere in campo con Decidueye. Petalodanza ci fa un cinquantino. E io faccio sintesi finché non si confonde. Così almeno ci curiamo. Non l'ammazziamo, però poi si confonde e la si attacca. Continuiamo a fare sintesi. Perché questo qua continua a fare petalodanza tanto. Quindi Decidueye, curati di nuovo. Madò, quanto sei figo Decidueye, è troppo bello, troppo bello. E però questo qua si dovrebbe confondere prima o poi con Petalodanza, no? Quando minchia si confonde. Senti, mi hai rotto il cazzo, cucitura d'ombra. Ah, adesso va di Strampadanza, tra l'altro. Forse ha finito i pipì di Petalodanza, chi lo sa. Ci confonderei diretto, però noi non ci colpiamo da soli, vero Decidueye? Bravo Decidueye, la cucitura d'ombra arriva e boom, via Lilligant. Ciao, proprio. Ora Miss Magius e io cambio perché Miss Magius è più veloce di noi e mando in campo Snorlax. Sì, voglio provare il metronomo, ragazzi. Metronomo lo utilizzeremo. Potrei usare anche Leccata, però Leccata non ha molta potenza. Però sì, dai, facciamo prima una Leccata e poi facciamo la mossa Z. Lui va di Gem Forza. Ovviamente non può usare stabile tipo Spettro perché è tipo normale. Sul tipo normale lo spettro non ha effetto. Non sono riuscito a pescare la paralisi. E quindi andiamo direttamente di Metronomo. Lui, lei switcha. Manda beware. Metronomo Snorlax fa gioco di ruolo. E cambia l'abilità. Che non è male, tra l'altro. E io qua andrei di Giga Impatto. Sai, eh? Tanto i suoi colpi. No, Occhioli Teneri però ci droppa l'attacco. Io mi aspettavo un colpo di tipo lotta e invece guarda quanto poco danno gli si fa adesso. Troppo poco, troppo. Lui va di riduttore, bene, si fa la danno anche lui. Noi abbiamo la sua abilità, quindi adesso abbiamo i danni ridotti degli attacchi fisici. Snorlax deve ricaricarsi. E qua switcherei su Decidueye, perché se lui continua a fare sdoppiatore non ha effetto. Se fa mosse tipo lotta o normale non hanno effetto, quindi siamo messi strabene. Prova ancora gli occhioni teneri, ma lo fai apposta, madonna Samina, madonna. E Fendifoglia. Perché continua a ritirare? Rimanda Miss Magius adesso, ma io non lo so. Fendifoglia, quanto gli si fa? Lo si sciotta. Boom, ciao proprio. Il prossimo è Milotic, perché mandi Milotic? C'ho Decidueye dalla mia. Perché dovresti mandarmi Milotic? Lui va di idropompa. Non l'ho messa, ma vabbè, lo resistiamo, quindi non è affatto un problema. La Fendifoglia arriva e il Milotic regge. Regge. Adesso mi aspetto uno switch. No, ok, va ancora di idropompa. Di idropompa. Una cucitura d'ombra comunque lo basterà, avanzerà per buttarlo giù. Quindi vai Decidueye, boom.
Uccido la tombola e ciao Milotic. Snorlax al 45, il prossimo sarà Beware. Beware lo teniamo troppo con Decidueye. Ma tra l'altro è il suo ultimo Pokémon, qua farei una sintesi e poi spennata. Però non mi puoi droppare sempre l'attacco. Ci droppo l'attacco, quindi andrei in stab, fendifoglia. Continua a dropparcelo, ho capito che sei tank, ma basta. Brutto colpo. Ah, è brutto colpo questo, quindi quello sarebbero stati danni reali. Troppo poco. Si fa troppo poco. Qua switcherei su Wishiwashi, perché è l'unico speciale che abbiamo per ora. Poi quando si evolverà Charjabug, anche Vika volta sarà un attaccante speciale. Lui continua a usare occhioni teneri, ma a me va anche bene, perché droppa l'attacco e basta tanto. Noi si vado in mosse speciali e quindi siamo a posto. Continua. Non ha mai fatto mosse di attacco sto Beware, a parte riduttore. E boom, va giù, ciao. Decidueye sarà a livello 47 e abbiamo sconfitto Samina. Guarda come fai riglio. Come ti permetti? 9840 pochi dollari, buoni. Samina, l'abbiamo battuta. Io voglio solo le mie dolci ultra creature, non mi importa nulla di voi. Dove va? Sta scomparendo di Lego di nuovo? Mi spieghi sta roba? E cos'è? No, l'ultravarco sta per chiudersi. Guzman, vieni con me. Con la Uchiball che abbiamo messo a punto riusciremo a catturare quella ultra creatura. Eccole qui, le ultra creature ball, cioè le Uchiball per creare le ultra creature. Ah, certo. Ehi, Nilego sta scappando, sta sparendo. E anche Samina. Why? Mamma! Che succede? Non sto capendo. Ultravarco a quanto pare si è riaperto. E Samina ci saluta e se ne va. Ci dobbiamo buttare anche noi nell'ultravarco. Ecco anche Guzman, pure lui si lancia. E mi sa che sta per chiudere l'ultravarco. Ecco, si è chiuso. Mo? Che si fa a noi? Perché? Nebolino, stai bene? Rispondi. Nebolino. Che succede? Oddio. Non è più Cosmog. Ed è piccolissimo. Ha cambiato forma, non si muove più. Andiamocene da qui, questo posto mi dà i brividi. E ce ne andiamo sì, ma dove? Dove si deve andare? Torniamocene via tutti quanti, c'è Ciceria. Secondo me Ciceria non sa niente di sta roba. Che sollievo, state tutti bene. Sì, più o meno, ma la situazione è preoccupante. La direttrice e Guzman sono scomparse nell'ultravarco. Cosmog è sfinito, dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo abbandonare la nostra madre al suo destino nel mondo delle ultra creature. Se solo il Pokémon leggendario che venerano da loro esistesse davvero, forse ci aiuterebbe a raggiungere quel mondo. Certo che esiste, le ultra creature esistono, no? Allora si starà sicuro anche il Pokémon leggendario, sono certo che lo troveremo. Sì, andrà tutto bene. Genius, au, grazie. Ma prima è meglio che vi riposiate un po', ho fatto preparare dei letti per voi nell'area del personale. Bene, grazie. Sì, sono stanco morto anch'io. Io voglio dormire qui, ancora una volta, nel letto in cui dormivo con mia madre quando ero piccola. Ok, quindi sono scappati sia Iridio sia sia Lilia. Il giorno dopo, è da tantissimo tempo che non vedevamo il giorno dopo, delle prime puntate in pratica. Ah, che bello, abbiamo fatto una bella dormita. Genius, la signora Lilia si sta aspettando fuori dalla residenza. Si è riposato Rotom, allora usciamo. E andiamo via allora. Ok, Lilia, eccomi qui. Che si fa? Oh, intanto ha cambiato outfit. Ha cambiato acconciatura, ha cambiato il vestito, forse no, non lo so. E come mai si è messa così? Che succede? All'improvviso si leva il cappello, cambia acconciatura. In un giorno, tra l'altro.
Dopo che la madre è stata risucchiata dall'ultravarco. Come sto? Avevo comprato questi vestiti a Meli. Stai benissimo. Oh, genius, grazie. Mi aspettano prove difficili, mia madre e Nebulino, non li abbandonerò. Voglio diventare come te, Genius. Voglio trovare il coraggio e la forza di affrontare qualsiasi prova. Ci metterò tutte le energie, la forza e la volontà di cui sono capace. Proprio come quando te usi il potere Z. Ah sì, sto facendo il potere, la mossa Z, che cos'è? Sì, è la mossa Z normale questa. Ride. Vi stavo cercando. Nella sala della collezione di Pokémon, nostra madre ha trovato questo. È il flauto lunare, un oggetto antichissimo che viene tramandato qui da Lola di generazione in generazione. Secondo la leggenda bisogna suonarlo sotto la luce della luna. Nelle leggende si narra del flauto solare e del flauto lunare. Sembra che suonandoli insieme sia possibile evocare il Pokémon leggendario. Probabilmente nostra madre aveva intenzione di aggiungere alla sua collezione anche il Pokémon leggendario. Ma noi abbiamo il lunare e il solare, chi ce l'ha? Prendi, questo è per te. Master Ball, cioè Iridios ne va in giro con la Master Ball. È una Master Ball, ti permetterà di catturare qualsiasi Pokémon. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, ti affido mia sorella Lilia. Che farai ora, Iridio? Devo sistemare le cose qui all'Ether Paradise. Che ironia, sognavo di partire e andarmene in giro per il mondo col mio Zero e invece sono bloccato qui. Ciao Neo! Wow, Lilia, sei davvero tu, sei così diversa! Certo che sono io, più decisa che mai, voglio dare anch'io il massimo. Brava! Come mai tutto questo entusiasmo? È anche anch'io ho deciso di diventare più forte, molto più forte. Genius, i Pokémon, tutti non fanno altro che aiutarmi, non posso continuare così. Dovrei essere io ad aiutare i Pokémon, non il contrario, altrimenti come posso sperare di diventare Kaura e di portare il sorriso alle persone? Senza contare che non ho ancora superato la prova di Malpi. Come no? Credi coinvolto nelle nostre faccende familiari. È stato interessante però, un'avventura così non capita mica tutti i giorni. E anche per questo voglio allenarmi di più, voglio avere tante altre avventure eccezionali. Già, un'avventura proprio interessante. Nostra madre aveva a fare le cose in grande. Grazie per essere venuto qui, Au. Andiamo, lasciate che vi mostri come arrivare a Poni, la prossima isola. Incontriamoci al molo. Cioè, ma li lasciamo così via, Samina, Guzman e Nilego? Genius, andiamo, mettiamocela tutta. Ah, eccolo qua. Sei pronto a partire? Sì, sono nato pronto. Molto bene, allora andiamo. Bene, dai, partiamo. Dall'Ether Paradise ce ne andiamo a Pony, l'ultima isola che ci manca. Ragazzi, la nostra avventura è sempre più prossima a finire. Ci mancano ancora un po' di cristalli, però c'è da battere la lega, dobbiamo prendere il leggendario, bisogna studiare tutto quanto. E questa qui è il villaggio del mare. Ok, siamo su una zattera, che cos'è? È fighissimo sto posto. C'è tutte le cose in tema Pokémon, c'è la gente con gli Sharpedo in acqua. Questa è Pony, è un'isola quasi disabitata, immersa nella natura. Andate dal comune dell'isola, potrebbe essere utile parlarci, visto che è anche responsabile dell'altare consacrato al Pokémon leggendario. Iridio, grazie mille. Da quando sei andato via dall'Ether Paradise portando tipo zero con te, nostra madre è diventata intrattabile, se non ci fosse la Ciceria. Perdonami per non esserti solo vicino quando avevi bisogno di me. Volevo proteggere Zero a tutti i costi e non riuscivo a pensare ad altro. Ma sapevo che te la saresti cavata, allora come adesso ti affido il resto. Mi vuoi capire, se noi abbiamo tutti quanti 11 anni, come fai io ad avere la barca? Non preoccuparti per me, Genius, ora so cosa devo fare. In realtà, forse sembrerà strano, ma sono addirittura emozionata, un po'. Eccoci arrivati a Pona, ho aggiunto il Pokédex di quest'isola. Chissà quali Pokémon entrerai qui, dati da fare per riempire il Pokédex. Questo è il villaggio del mare, non possiamo accedere a quella cosa Magikarp. Parliamo un pochino con la gente del posto per vedere di finire qui. Allora, qua ci abbiamo Lilia. Parla con questi due turisti, presumo. Che gli sta dicendo? Qua c'è un Corsola. Benvenuti. Ah, è lui Kauna? E vedi ragazzi, questo qua... Ah! Quello là sembra... è un veterano, sembra. Perché i veterani hanno questo aspetto. Chi è lei, scusi? Vediamo. Chi sono io? Il capo del popolo del mare. Il popolo del mare? Esatto. Guardati intorno. Barche, barche, ancora barche. Secondo te perché?
In effetti è pieno di parchi. Il popolo del mare solca i mari del mondo da generazioni, cercando le cose più strane e curiose. Quando troviamo oggetti rari li portiamo ad Alola per barattarli. I porti delle altre isole sono più trafficati oggigiorno, ma noi abbiamo un debole per pony. Voi invece siete venuti a raccogliere bacche come noi? No, siamo qui per vedere il Kauna dell'isola. Il Kauna dell'isola? Allora dovete far vista alla piccola api. Casa sua è l'unico edificio di tutta Pony, la troverete lì. Nei paraggi c'è anche un Mazzel gigante, non potete sbagliare. Ah, quindi api vive qui a Pony, grazie mille signore. Tra l'altro è una Kauna. Che pretese fa tutto quanto il giro delle isole se poi è una Kauna? Boh. Andiamo Jinzo, vedo l'ora di incontrare api e Mazdale. Non vedo l'ora nemmeno io, però non ci andremo alla prossima parte. Per me la facciate di condividere un paio di tagli organizzata classi con Ternostini. Va bene. Ok ragazzi, quindi per questa parte è tutto. Se vi è piaciuto, mi piace, commentate, iscrivetevi, se passa Facebook, Instagram, DS3, nella descrizione. Ciao ragazzi.